Allora, come vivere dall'altra parte del mondo senza lavorare? Beh, senza lavorare in che senso? Nella forma devi riuscire ad avere delle entrate su alcune tipologie di lavoro che devi informare, devi conoscere. Io ho fatto alcuni investimenti, ho investito in alcuni progetti, tutti abbastanza diversi tra loro, per la quale poi mi hanno portato i frutti. E poi il segreto è stato quello che mentre in inverno fa freddo e non si può uscire di casa, ci stanno tutte le problematiche legate alla pandemia, io me ne sto qua a godermi il sole. Questo probabilmente lo farò anche il prossimo inverno, perché non voglio vivere una vita così sacrificata, stretta, chiusa e senza paura. Qua per esempio problema di virus non ce ne stanno. Tanti miei amici mi hanno contattato perché volevano fare investimenti, io ho fatto vedere i risultati, però quando gli ho detto che devono rischiare una somma di denaro si sono fermati. Allora dico io, se non vuoi rischiare non puoi fare l'investimento. È come pensare di volere una bellissima ragazza, però per paura del rifiuto allora non ti proponi o non la inviti a uscire con te. Stessa cosa, se vuoi dei guadagni, devi conoscere le aziende, devi conoscere i progetti, devi investirci sopra. Se non sei disposto a investire, a rischiare, ma chi è che ti può regalare i soldi? Io credo, per esempio, al progetto della Coca-Cola, investo dei soldi in questo progetto e poi mi ritorna indietro l'utile. Questo è il senso. Oppure faccio dei contenuti per una piattaforma, faccio dei contenuti su YouTube, mi paga la pubblicità, o faccio dei contenuti, sponsorizzo una maglietta, che siccome la maglietta ho delle entrate di quello. Però veramente c'è gente che non vuole rischiare niente e vorrebbe avere aiuti, ed è là che mi cadono le braccia. Ho spiegato a tante persone una piattaforma che sta pagando benissimo. Poi al primo tassello dove si devono rischiare 100 euro, no, si fermano. Però a me mi ha procurato tantissime, tantissime entrate, ancora oggi mi stanno pagando e quindi non capisco perché. Magari rischiamo di comprare una maglietta di 100 euro e no a fare un investimento di 100 euro. No, non capisco. Addirittura sui Toro puoi comprarti azioni a 20 euro e magari fra 10 anni ti valgono molto di più. Entrare in questo meccanismo vedo che tante persone fanno fatica, tendono più se hanno dei soldi a sprecarli in materiale che piuttosto in argomento finanziario. Allora io ho fatto alcuni investimenti che mi permettono di vivere tranquillamente all'estero, di pagarmi i voli, i biglietti, l'hotel, da mangiare, e la mattina semplicemente guardo, controllo, devo mettere situazioni che mi occupano veramente poco spazio e tempo. Quindi se volete scoprirlo mi potete contattare, però con la consapevolezza di voler rischiare dei soldi. Perché gratis non c'è niente, il gratis è morto, tutto ciò che è gratis è una fregatura. Quindi se pensate di ottenere qualcosa gratis non mi contattate perché perdiamo tempo tutti e due. Se invece volete rischiare 20 euro, 50 euro, 100 euro, 1000 euro, quello che avete, vi spiego i vari tipi di investimento che possiamo fare, perché ne ho fatti vari e ognuno in base a c'ha dei rischi, c'ha delle entrate, c'ha una consistenza e quindi si deve ragionare un attimino. Non sono un consulente finanziario, quindi non faccio parte dell'albo, sono soltanto un ragazzo che dà dei consigli perché ha fatto investimenti e adesso sta godendo il sole.